Siamo qua oggi ad Alzano Lombardo, all'interno del Parco Montecchio, e stiamo per entrare all'interno della Fondazione Martino Zanchi per scoprire una nuova iniziativa chiamata Nonni Senza Frontiera. Entriamo insieme a vedere di che cosa si tratta. Da dove è nata l'iniziativa Nonni Senza Frontiera? Allora, questa iniziativa è partita con l'intenzione di, come dice il nome stesso, di ridurre le barriere, quindi di ridurre le frontiere che c'erano fra la struttura, la casa di riposo e quello che sta fuori, in particolare i bambini e i ragazzi, e creare quindi un progetto intergenerazionale in cui i bambini e i ragazzi incontrino i nostri ospiti. Da quanto tempo esiste l'iniziativa Nonni Senza Frontiera? Allora, questa iniziativa è ormai la 17ª edizione, per cui ha una certa longevità, e siamo orgogliosi di questa iniziativa che ormai da anni coinvolge diverse scuole del paese di Alzano e anche dei paesi limitrofi adesso. In che cosa consiste questa iniziativa? Allora, si tratta di una settimana, quindi che è iniziata lunedì e finirà sabato, durante la quale ci sono attività sul mattino e attività sul pomeriggio. Le attività sul mattino sono attività con la scuola, con le varie scuole, ci sono una serie di progetti all'interno del parco, di movimento dei bambini, seguendo il nuovo percorso di allenamento Chi ha testa a gambe, il percorso promosso da ATS, in cui i bambini e i ragazzi, insieme con i nostri ospiti, ripercorrono il parco del Montecchio, leggendo insieme, commentando insieme i cartelli e allenando quindi la testa e le gambe. E poi questa iniziativa si concluderà sabato questo con un concerto del coro Idica di Clusone, che sarà presente all'interno della cappella e che farà questo concerto per tutti i nostri ospiti, al quale sono invitati anche naturalmente gli abitanti, la popolazione di Alzano e i parenti dei nostri ospiti. Siamo qua assieme ad Elisabetta Rota, un ospite della Fondazione Martino Zanchi, e volevamo chiederle che cosa ne pensa di queste giornate dove stanno arrivando dei bambini per trascorrere delle giornate insieme a voi. È la gioventù che arriva, che si avanza, la gioventù. E che effetto le fa avere questi bambini attorno? Grazie, anche stamattina, bellissimi, bellissimi, bravi e bravi i maestri che li porta qui. Spera che l'anno prossimo tornino questi bambini oppure no? Va ancora lì, accetto. Va bene, grazie mille. Adesso a parlare c'è una volontaria dell'Associazione Rosa che opera all'interno della casa di riposo. Che cosa ne pensa dell'iniziativa Nonni Senza Frontiera? È una settimana che da tanti anni si fa. I nonni partecipano molto volentieri. Vengono i bambini degli elementari, dell'asilo e dell'asilo nido. Li portano disegni, li portano cose colorate e i bambini si divertono molto con i nonni. Che ripercussione ha questa iniziativa sugli ospiti? Si ringiovaniscono vedendo tutte queste cose che un giorno dopo l'altro si vedono proprio che sono contenti quando gli diciamo andiamo giù che facciamo la settimana delle Nonni Senza Frontiera, e sono molto entusiasti e molto contenti anche come umore, sono su e sorridono.